Oggi vi parlo di una cosa che non sopporto. Quello che vi porto oggi sono le location librose, o meglio i generi letterari che normalmente non sopporto. Tante volte mi avete sentito parlare di cose che odio quando facevo i miei wrap up dei mesi, oppure le TBR dove magari non avevo aspettative perché era un genere che non mi piaceva. Oggi vi porto finalmente un elenco chiaro e conciso di quello che non mi piace. La prima cosa è una cosa che mi avete sentito dire veramente un sacco di volte e sono i paesini di mare. Tanto mi affascinano e mi piacciono per le vacanze quanto non li sopporto invece per quanto riguarda i libri. Intendo i paesini proprio di pescatori, dove il mare è protagonista, dove tutti vanno al mare tutti i giorni. Sono cose che non mi piacciono, non so per quale motivo sia così, però non mi piacciono per niente. Mi ritrovo ogni volta anche un libro che potrebbe avere delle premesse carine, quando iniziano a nominarmi pescatori e il mare, andiamo al mare, stiamo in spiaggia, sono delle location che proprio mi annoiano e non so perché. Se vi viene in mente un qualunque libro che abbia come tema il mare, fidatevi che non sarà un libro che leggerò. Un altro tema, che non solo per quanto riguarda i libri ma in generale per quanto riguarda l'universo mediatico, non mi piace, non mi attira, è il mondo dello spazio. Quindi tutte quelle storie ambientate nello spazio, con gli alieni, con gli astronauti, i multiversi, assolutamente no, non mi piace, non mi è mai piaciuto, i film mi addormento, anche i Guardiani della Galassia non sono riuscita a vederlo perché mi sono addormentata dopo 10 minuti. Per quanto riguarda i libri, fortunatamente mi sono sempre tenuta lontana dai libri sullo spazio. L'unica cosa che potrebbe leggermente attirarmi dello spazio sono le storie con gli alieni, perché mi affascina il mondo degli alieni e delle vite oltre la Terra. Mi piace moltissimo E.T., però dovrebbe essere una nel quale l'alieno comunque vive sulla Terra in maniera normale, quindi le cose ambientate nello spazio normalmente invece mi causano un rigurgito. Punto numero 3. Sicuramente non sarò l'unica a odiare questo genere letterario. Sapete che io amo tantissimo i romance, le storie, i romanzi rosa, ma odio profondamente il romance che è scontato, quindi cui sai già il finale dopo 3 pagine, e soprattutto odio il romance tossico, quindi dove c'è lui che è veramente uno scatafascio e lei che da brava ragazza si trasforma in un pessimo esempio, diciamo. In generale le relazioni tossiche all'interno dei libri mi hanno affascinato per diverso tempo, però adesso mi hanno veramente stufato. E poi quando è scontata una storia d'amore, cioè lo sai che appena apri una storia d'amore sai come andrà a finire, appena ti presentano un personaggio maschile o femminile lo sai come andranno a finire. Infatti quello è un genere che non mi piace, però non è che lo demonizzo completamente come quello tossico. Un genere che non mi piace nei libri tanto quanto nei film, proprio come lo spazio, è il genere di avventura in stile Indiana Jones. Non che io mi sia mai approcciata in particolare a qualcosa del genere. Forse l'unica cosa che mi ha ricordato un po' un Indiana Jones è stato La memoria dell'acqua di Silvana Gandolfi, che sapete che non mi è piaciuto. È un genere che proprio non mi piace, anche qui non vi so spiegare come mai, però è un genere che mi annoia, l'avventura pura, ecco, proprio da esploratori e via dicendo. Avevo letto qualcosa di Isabella Allende anche, ambientato in Sud America. No, è proprio un genere che non mi piace, a pelle non mi piace. Il punto numero 5 è il genere fantascienza, ma più scienza che fanta. Nel senso, quando la fantascienza in realtà è solo scienza. Per carità, se si tratta di un saggio dedicato alla scienza, in base all'argomento mi può interessare più o meno. Ma se si tratta di un romanzo che deve avere un capo e una coda, e fondamentalmente ci sono più nozioni scientifiche che non una trama di base, un filo logico, la cosa mi annoierà mortalmente. Poi, per carità, ho scoperto delle branche della fantascienza che invece mi piacciono molto, come il genere distopico, per esempio, che non sapevo nemmeno che avesse un nome, però ho scoperto che è un genere che mi piace veramente tanto. Dipende un po' da libro a libro, però la fantascienza di questo tipo che vi ho detto non mi piace per niente. Un genere che sicuramente lo sapete, perché ve l'ho ripetuto non so quante volte in questi 4 anni, che odio profondamente, è il fantasy puro, il fantasy medievale con i draghi, i cavalieri, le principesse e via dicendo. Credo su questo genere di aver letto un solo librettino quando ero piccola che mi era piaciuto.
avuto, non ne ho più letti, anche perché quel librettino aveva come sfondo il Medioevo, però fondamentalmente non riguardava quello. Era una sorta di romanzetto femminista, però ambientato nel Medioevo, che ci può stare, su quel genere ci può stare. Io quello di cui parlo è cose tipo Il Trono di Spade, Eragon, Il Signore degli Anelli, insomma, quel genere proprio. Un altro genere di romanzo che ho scoperto di non sopportare particolarmente è il romanzo epistolare. Vi giuro, dopo 2 o 3 lettere mi addormento. Cioè, sicuramente è quel genere di romanzo che, se poi è un romanzo bello, effettivamente si può utilizzare per dormire più sonoramente in breve tempo, quello sicuramente. Ma come lettura in generale non mi piace. Non mi piace per niente. Un'altra cosa che non mi piace per quanto riguarda le letture di libri sono le saghe familiari. Mi sono approcciata a questo genere con Daniel Pennac, ho provato a leggere la saga familiare di Malausen, però non mi era piaciuta per niente, proprio dalle prime pagine. L'amica geniale, per dire, non mi ha mai intrigato più di tanto e non ci trovo proprio il senso delle saghe familiari, non mi ispirano per niente. Magari poi ne ho letta qualcuna senza sapere che era una saga familiare, però il nono genere letterario che non mi piace sono quei libri che hanno come tema centrale, come genere centrale, il realismo magico o l'urban fantasy, ma sono fatti male. Intendo quelle storie nel quale l'autrice, l'autore ci ficca dentro a casaccio cose fantasy, l'autore che vuole fare urban fantasy, che ci butta dentro vampiri, licantropi, zombie e qualunque cosa, ma senza un particolare senso. Quello che vuole fare il realismo magico, che dà dei poteri a casaccio, completamente a casaccio, ai protagonisti, che sono fondamentalmente delle persone normali, insomma, le cose non oculate. Ecco, quando si tratta di realismo magico e urban fantasy, mi piace che tutto ciò che vedo e che leggo abbia una sua motivazione e un suo filo logico. Infine, un genere a cui mi sono approcciata praticamente mai, ma che so che non mi piace particolarmente, è il romanzo storico puro, fine a se stesso, che non ha di base una storia d'amore, piuttosto che un intrigo, un mistero. Parlo magari di epoche, a mio avviso, noiose, come l'antica Roma, come il Medioevo, appunto. L'unica epoca storica che mi piace leggere, anche se si tratta di un romanzo storico puro, è l'epoca della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto, che è la mia epoca storica preferita. Leggere di questi argomenti comunque mi fa risvegliare la memoria, mi fa riflettere tanto, quindi è l'unica epoca storica per cui faccio eccezione. Tutte le altre, romanzo storico bocciato. E i vostri generi letterari più odiati quali sono? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi, attivate la campanella. Noi ci vediamo domani con l'ultimo appuntamento di gennaio con TV Joe. Invece ci vediamo con il prossimo episodio di Spreferiti di Joe l'11 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima.